Salve a tutti, l'uovo con te non solo whisky. Oggi ce ne andiamo sull'isola di Ayla e ci assaggiamo un Laphroaig Anquan Mor. Anche questo bottigliamento un po' particolare, ve lo raccontiamo fra poco. A fra poco. Eccoci, squadra non solo whisky al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano. Ebbene sì, grazie ancora a Davide Ranalli che ci ha inondato di sempre come anche abbondanti, come vedete. Davide, puoi prendere anche boccette più piccole, tranquillo, che noi siamo morigerati. Davide, anche la bottiglia 45 di mattina, cioè, no, pensavo che dicesse Davide, manda anche la bottiglia, tranquillo. È domenica, abbiamo tutti da fare e ci siamo messi alle 7:45 di mattina, no, per cui 45 magari no, però diciamo che per un Laphroaig che non abbiamo mai assaggiato, mi sembra che forse lo assaggiai, ma vorrei fare confusione con... È per il mercato orientale, credo, questo Laphroaig. Io ho una tutta torba, penso, di averlo assaggiato. Ci potrebbe stare. Sì. I suoi 48 gradi, vediamo come sono stati tenuti. Laphroaig... sfondato una porta aperta e quello che aggiungo è che anche qui fa ex bourbon e invecchiamento in botti vergini ma europee, che sono quindi più... no ex vergini come altro video botti vergini europee, che a differenza delle botti americane costano di più, per cui questa è la... No, è una qualità più importante, certo, diciamo, di legno dalla, la produzione anche produzione. Più piccola. Bello, perché la prima sensazione che avete non è torba, no, che dovrebbe essere frutta. Ma è frutta, è una macedonia di frutta, compresa frutta tropicale. Sì. Ma ve ne arriva così tanta che tu riesci solo a dire frutta. E poi sembrano caramelle gommose alla frutta. Sì. C'è questa frutta, questa macedonia di frutta, come diceva il buon Arnaldo, ma c'è tutta una serie di sensazioni dolci che ti pervadono, sì, ed è bello per questo. E la torba per un momento te la scordi, proprio perché è leggera, tutto sommato è molto elegante come torba. Sì, sono convinto che poi bevendolo voi considerate che la Freud punta sul discorso dell'uno schiaffo in faccia, soprattutto quando bevete la Freud 10, la versione standard. Capite bene che dalla Freud uno si aspetta sempre Poi c'è un'esagerazione di torba, invece questo... No, a livello olfattivo garantiamo, non è uno schiaffo in faccia per nulla. No. Ma quasi è così tanta frutta che quasi la torba è proprio... Sì. Vabbè, ci sono ovviamente le note legnose, si sentono. A 48 gradi tenuti molto bene e si farebbe odorare mezz'ora. Cioè, non... Attualmente ancora non viene voglia di berlo, perché ti dà così tanto a livello olfattivo che... Sì, poi rimane curioso, cioè curioso perché dici ma sto bevendo un Laphroaig? No, quello sì. Ma la torba dov'è? Cioè, Davide, siamo sicuri? Hai proposto una cosa? Non è che è scappato e ci ha messo dentro. Ci sta a fare i super cazzole. Quello che è buonissimo. Naso, no, guarda, mi forzo e bevo. Guarda. Ragazzi, parte una festa. Laphroaig. Parte una festa. Bello, bello. I 48 gradi sono tenuti molto bene. Bellissimo. Cioè, sì. Adesso. Liquirizia, frutta, caramella. Adesso c'è invece proprio la marca. Sì. Cioè, adesso c'è l'impronta Laphroaig. Si sente che è un Laphroaig. La torba è di primo impatto importante, ma poi scema, lascia spazio ovviamente a tutti gli altri sentori. Poi torna. Però bellissimo, frutta, caramelle. Ti regala emozioni. Caramelle le più disparate, alla mela, al lampone, al mirtillo, cioè proprio... Macedonia di frutta di caramelle. Veramente spettacolare. Ecco, ora a naso esce di più la torba.
A lui è piaciuto. Mm-mm. Questa è una bottiglia molto pericolosa, anche perché ora sta uscendo la liquirizia in varie forme, sia pura che radice. E poi c'è anche sul secondo sorso, spinge tanto sulla nota speziata, sul zenzero, sul pepe. E non spinge sull'alcol, no. Rimane anzi tranquillissimo, sì. Quindi... E la torba rimane comunque morigerata, cioè la torba... Più presente ma tranquilla. Sì, nel senso è d'accompagno, cioè sì. Calmierata insieme a tutti gli altri sentori, per cui non... Calmierata sempre per i suoi standard. No, allora, tranquilla, è tranquilla, insomma. Se non vi piace la torba, non fa per voi. Se non vi piace la torba, bevete altro, cioè questo non è proprio possibile, sì. Che possa ragazzi, essere... Ho paura a mettere l'acqua perché così è veramente spettacolare. Poi ho fatto il refill un pochino abbondante. Mazza, ammazza non si dice, però sono finito sul mare, sulla spiaggia così, sì. Sono sul mare. Sì, ora stai sul falò. Sì. L'inverno. Vi faccio un grosso complimento perché voi sapete la mia distilleria preferita è Talisker, ora ti ha portato, manca quello che suona la chitarra e stai sulla spiaggia col falò come spesso fa Talisker. In più questo è un Talisker di alto livello, nel senso che ti continua a dare tutte le sensazioni di dolcezza, sì, di frutta. Poi di... c'è anche la rotella, la liquirizia, no? Sì. Qui la liquirizia con note dolci, sì, l'aribo. Bella. L'anice, ci sono anche una leggera sensazione di ginepro. Un whisky proprio da star lì a pensarci, sì, un attimino, sì, con un paio di amici anche loro esperti. E però lo preferisco senza acqua, te lo dico. Guarda, proprio. Io sarei indeciso, nel senso che anche con l'acqua... Io lo preferisco senza acqua, ma proprio tanto. Non dico che è un... L'acqua. Cioè comunque secondo me rimane un good swimmer, però lo preferisco senza acqua. Senza acqua questo alcol a 48 gradi, ben tenuto, ma che comunque spinge leggermente, sostiene, secondo me è proprio strutturato in maniera diversa. Con l'acqua lo si beve perché comunque è un Lafroaghi, perché comunque 48 gradi ti permettono di poterlo bere con l'acqua, è un good swimmer, rimane un pochino più sulle note bello. Dolci, dai, mettiamola così, si sente un pochino meno il sale, cioè per cui cambia leggermente, ma senza acqua è veramente uno schiaffo in faccia, non in senso no di torba, ma di tante cose, gusto. Per cui lo trovo assolutamente un whisky buonissimo. Grazie Davide, perché questo sarebbe stato anche difficile per me, perlomeno per sì, me assaggiarlo. Per me, sì. Per cui ti ringrazio di avermi concesso questa possibilità e di averne veramente goduto il sample, perché bello, è veramente bello, veramente bello. Mi sono proprio divertito a raccontarlo. Allora, io però devo essere onesto, il Lafroig, il 10 per me è troppo turbato, ma il 10 Castrent è da applaudire, sì, scena aperta. Il Select è bevibile, ma insomma... ma tutto il resto di Lafroig, forse col PX mi scontro un pochino. Beh, Lore, il PX, no? Il Lore è da applauso, scena aperta, sì. Forse col PX, io sto dicendo quelli che mi piacciono, sì, meno, sì, sì. Poi dopodiché Lafroig produce, sì, tantissimo, il Four Oak, Quarter Cask che è da applausi, tantissime cose che sono tutte da applausi, insomma, e questo segue gli applausi, sì, degli, sì, altri. Questo assolutamente, no, poi rimango sulla la prima annusata che mi, sì, ha messo col sedere per terra, perché ho detto ma è la Freud, cioè, ma la torba c'è? Così, senza, uno quando beve la Freud bene matto, c'è una cosa che vola, sì, scusate ragazzi, ma perché sia una vespa? Vabbè, già dobbiamo. La seconda tra ieri sera e oggi, devo capire, c'è il mio occupato. Ragazzi, che dire, grazie ancora a Davide Ranalli, bevete poco, bevete bene, bevete insieme, e salutiamo Flavio, il nostro tecnico, sì, che è lì dietro, che fa partire il video. Ciao, e Flavio, stoppa il video. Adesso lo fa anche stoppare, lo fa anche stoppare. Grande Flavio, alla prossima, ciao. Ciao. Gunslinger, death bringer.